Sai cosa stavo pensando? Che ti è venuta fame. Ma di una cosa in particolare. Come se non lo conoscessi. Un hamburger cazzuto. Risposta esatta. Milano è piena di hamburgerie. Capito che Milano è piena di hamburgerie, ma vorrei alzare un po' il livello. Giro dei migliori burger di New York. Giro dei migliori burger di New York. Arrivati. L'avete vista Times Square? Molto bene, perché non la rivedrete più per tutti gli altri video di New York. Troppo casino, ci allontaniamo. A me piace. È il posto più tamarro di New York, ragazzi. Esatto. Se è la prima volta ci sta, ma se no anche no, eh. Che dire, siamo arrivati nella Grande Mela. È la quarta volta che veniamo a visitare questa città. Ed è sempre un grande piacere ospite di avere ospite. Ed è bellissima. Ci siamo spostati da Times Square perché è un po' troppo incasinata. Invece Rockefeller Center non c'è. Nessuno. Nessuno proprio, eh. Ma siamo venuti qua per un motivo ben preciso. Quindi? Credo sappiate anche qual è. E quindi prima destinazione. Allora, il primo posto dobbiamo un attimo capire se è quello giusto. Burger Joint, dentro quello che una volta era l'hotel Meridiana. Adesso c'è scritto Thompson. Entriamo e vediamo. Sì, sì, dovrebbe essere proprio qua. E la magia è dietro questa tenda. Se il primo giorno inizia così, io non so se arriviamo a fine vacanza. Abbiamo trovato un angolo come per miracolo. È mezz'ora che io sto puntando questo tavolo facendo brutto alle persone che prima erano sedute qua. C'è un miliardo di persone, siamo riusciti a ordinare, quindi bravi tutti e adesso aspettiamo. Franci, non posso allargare la camera, c'è gente, ci cacciano. Che cos'è Burger Joint? È una stanzina super scrausa, super underground, all'interno di un hotel di lusso. Praticamente hanno costruito l'hotel intorno a quello che era una volta un punto vendita che vendeva hamburger, che è rimasto. Abbiamo aspettato tanto, ma potrebbe esserne valsa la pena. Vado? Non so se ce la farò a morderlo. Io ho preso un double cheese e Francia ha preso un cheese che mi sta colando sulle mani. Vale, un'ora e mezza di attesa. È buono anche perché ho una fame esagerata. Stai mordendo o stai facendo finta? Non ti vedo mordere. Sì. Da sotto? Ma come lo mangi il panino? Da sotto? Non ho la bocca abbastanza grande. E poi ragazzi, una vagonata di patatine fritte. Certo che il double cheese a due piani, ragazzi, è un'esperienza mistica. Cipolla cruda. Un po' forte. Cetriolino, super acido. La carne è spessa, medium rare. Bomba. Sono leggermente sconvolto dal prezzo. Abbiamo pagato un cheese, un double cheese, una patatina e una birra in due, la bellezza di $50. Bene, perché comunque bene, ma a tratti non benissimo. Siamo usciti da Burger Joint, hamburger molto buono. Due punti d'attenzione. Uno, sono un po' lunghini. Attesa infinita, coda pazzesca. Forse a New York ci sono panini altrettanto buoni con meno coda, quindi fatevi i calcoli. Punto numero due. Magari mi sono sbagliato io, ragazzi, però secondo me mi hanno fregato sul prezzo, perché mi hanno ritoccato un panino. Vi faccio vedere i prezzi del menù e i prezzi dello scontrino. Loro sostengono che il double cheese costasse di più perché c'erano le tasse, ma come vedete dallo scontrino le tasse sono state messe in fondo, quindi c'è qualcosa che non mi quadra. In generale, ragazzi, fate attenzione. E quindi prossima tappa. Mica ci fermiamo qua, Esatto, dovevamo far così? Sì. O forse dovevamo fare così? Non si sa. Comunque, si sa. Prossima tappa burger, 7th Street Burger. È scrausissimo sto posto. Ma è proprio per questo che ci piace, ragazzi. Qui fanno lo smashed burger, che non è il classico burger con la patty da 1,5 cm, ma è quello con la patty pressata. Chissà se magari ci fanno anche vedere come si fa. Franci, livello di fame? 6,5. In una scala da 1 a 6,5, voglio sperare. Giano, mi pronunciano anche abbastanza bene qua a New York, devo dire. Siamo pronti? Un cheese e un double, molto semplice, ragazzi. Abbiamo lasciato perdere le pata. Poi comunque siamo qua per l'hamburger, raga. Patatine, sarà un altro video. Io lo so già che questo panino sarà il classico panino brutto.
perché a vederlo non si può certo dire che sia bello, ma conto sul fatto che sia buono da paura. Il double, raga, è uguale ma è double. Vuoi fare una copertina? È troppo brutto per una copertina. Finalmente un panino con uno spessore che Franci riesce a dare un morso come si deve. È unto, formaggioso. E va bene. La carne alla crosticina, porcosissimo. Quindi promosso. Vado, ho preso la rincorsa perché sono 3 ore che non mangio. È super morbido, super unto. Ragazzi, ci strasiamo. La patty qua, essendo che parliamo di uno smashed burger, è pressata. Vi mando un b-roll dalla regia per farvi vedere come lo fanno. E questo fa sì che si crei la reazione di Maillard sopra e sotto e sia molto più crosticinoso del classico hamburger. Esperienza da, non mi ricordo più come si chiama, esperienza da 7 Street Burger, promossa, prezzi anche un po' più modici rispetto a Burger Joint. Il panino brutto ma buono. Franci, hai qualcosa da dire? Franci è troppo provata dall'esperienza, quindi vi diamo appuntamento alla prossima burgeria. Ciao. Nuovo burger all'orizzonte. Chicken please, anzi double chicken please. Parliamo di pollo, perché l'hamburger mica è solo di manzo, ragazzi. Ci siamo messi fuori come al nostro solito, nonostante il clima non sia proprio adatto a sedersi fuori, ma c'è la condizione di luce migliore. Ma voi direte, ma chi se ne frega, ma parlaci del panino. Allora, qui vanno forte col panino al pollo fritto. Nel frattempo sgozzano bambini. Qui vanno forte col panino al pollo fritto, ne hanno 3 tipologie, ma una è finita, quindi andremo con quello che secondo noi va per la maggiore qua, che è il hot honey, buttermilk and Thai basil. Ragazzi, guardate che bel bambino che è arrivato. Ok, va bene, lo so già cosa state pensando, non è il classico hamburger di manzo, ma non ci credo se mi dite che non è bello da vedere. E comunque secondo me non è un hamburger, ma è un pezzo di pollo intero. Cioè, tu intendi dire non è una patty fatta col pollo, ma sono tanti pezzi di pollo che fanno un pollo intero. Beh, un pollo intero mi sembrerebbe un po' troppo, però sì, sono delle nuggets di pollo fritte all'interno di un simpatico panino. Non vedo l'ora di assaggiarlo. Arriva, madonna, arriva un profumo veramente molto buono. Andiamo all'assaggio e continuiamo a parlarne. Vabbè, allora non è bello. Allora non è bello. Ah, aspetta che mi vola questo. Franci, ti do lo ius prime noctis su questo panino, mi raccomando, non mi deludere. Vado. Non sembra neanche che tu abbia morso, cioè il panino è ancora intatto. Ho morso sotto. Raga, Franci morde sotto i panini, che vi devo dire. È buonissimissimo, sono troppo felice di questo posto. Pollo croccantissimo, salsina piccante, panozzo brioscioso, dolce. Approvato, ragazzi, buono buono buono. Guarda, ho paura a dirlo perché arriveranno commenti di tutti i tipi, però devo ammettere che finora ne abbiamo mangiati 3, giusto? Questo vince, questo è il più buono di tutti e non lo avrei mai detto da un hamburger di pollo. Top. Soddisfatti, Franci? Molto soddisfatti, ma vogliamo andare avanti. Abbiamo pagato una quindicina di dollari. Ragazzi, ogni volta che vi diciamo i prezzi, tasse e mancia sono sempre inclusi. Ci spostiamo al prossimo panino. Speriamo che sia all'altezza di quest'ultimo. Non ho mani, devi aprire tu. Nuova stanza, carina, bellina, abbiamo anche una finestra. Sono morto, ragazzi. Spiega perché abbiamo cambiato stanza. Perché nell'altra stanza, che era piano terra, fuori facevano un casino della Madonna e siccome io e Franci siamo vecchi, vogliamo dormire e non volevamo casino e quindi abbiamo rotto le palle. Allora, intro velocissimo perché sta piovendo, andiamo a mangiare un nuovo hamburger. Credo che sia tipo una pizzeria, ma noi non ce ne frega niente perché noi siamo venuti qua per l'hamburger. Qua fanno anche la pizza, a sgamo ho anche inquadrato la pizza delle vicine. Voi paraocchi, non guardate niente, solo hamburger. Nel menù trovate una caterva di pizze, che non guardate, e poi un unico hamburger. Voi siete qui per quello. Le patatine, ragazzi, particolarmente piacevoli, super croccanti. Parliamo del panotto. Raga, dal taglio non vogliatemene, di mestiere non faccio il chirurgo, né il geometra, né l'architetto, né il tagliatore di hamburger. Attenzione, momento della verità. Voilà! Ce l'abbiamo, Franci? È nato? Quanti chili? Bellino e bellino. È tutto suo padre? Allora vado. Vai. È tutto coloso, porcoso, per cui già mi sta simpatico. Ti dico quello che mi ha colpito di più di questo panino: la succosità. È super super succoso, buonissimo.
Beh, bisogna immerdarsi, ragazzi. C'è un sacco di cipolla, che buono. È davvero buono, ragazzi, avevo buone aspettative ma non così alte. Promosso. Promosso l'hamburger, non di un'hamburgeria, è di una pizzeria. Qui, ragazzi, dovete venire per l'hamburger, non per la pizza. Come se non ve l'avessimo detto 87 volte. Ve l'avevamo già detto? Questo era il quarto hamburger, forse ne faremo un quinto, forse no. Personale classifica, vince quello di pollo, che non era un hamburger. Beh, era un hamburger di pollo. Ma no, hamburger significa che c'è la patty. Era una patty di pelle di pollo. Bene, e usciamo anche da Emily. Spero si sia visto qualcosa perché le luci erano un po' buie, c'era anche un po' di casino, però credo si sia capito quanto abbiamo goduto. Forse arriva un altro hamburger, forse no. Ah, abbiamo speso $31, un fottio come sempre, ce l'eravamo dimenticato. Tappa al negozio delle M&M's per una cosa pazzesca che esiste solo nei negozi delle M&M's di New York. Di New York o anche in altri, non lo so, però peanut butter, siamo qui per quelli al peanut butter. Eccoli qua, li ho trovati. Basta, basta! Non so se sono un peso sufficiente. Yeah! Adesso usciamo fuori e ne assaggio subito uno. Uno solo, per vedere se il gusto è proprio come quello che mi ricordavo. Odore di gasolio e di hot dog intanto intorno. Questo è proprio il mio guilty pleasure. Altro che ristoranti stellati, minchia, le M&M's. Al burro di arachidi. Minchia, zia, le M&M's, minchia. Compro quella, c'ho i soldi. Ma non hai lo spazio in valigia? Compro quella, ho i soldi. Compro la valigia, compro lo spazio. Ah, perché sono tre in uno. Puoi farti quella del 55, quella dell'85, quella del... cioè quella dell'85 che è anche quella del 55 e quella del 2015. Quanto me la compro, ragazzi? Minchia, raga, il Titanic. Paura. Quando è che facciamo una bella sponsorizzata con Lego, eh? Quando? Quando avrai un canale tutto tuo e si chiamerà Che cosa montiamo oggi? Dove la porto? New York. Piazza o via? Compro tutto. Prendete i miei soldi e zitti. Ultimo hamburger a New York, Five Napkin. Questo posto è un posto che conosciamo perché c'eravamo già stati l'ultima volta che siamo venuti a New York, anche se sono passati anni, e mi ricordo un ottimo, ottimo hamburger. Quindi un degno modo di chiudere il video degli hamburger. Ma io il video degli hamburger sinceramente qui a New York non lo chiuderei mai, nel senso che ci sarebbero almeno un centinaio di posti da provare. 100. 1000 burger napkin. Ragazzi, è arrivato il turbo burger di Five Napkin. Si chiama Bacon Cheddar e, come indica il nome, al suo interno ha, oltre alla patty, il cheddar, il bacon, pomodoro, cipollazza che così a occhio direi che è cruda e noi se la mangiamo uguale, anelli di cipolla fritti, patatine e ketchup. La maionese non è pervenuta perché in America, ragazzi, non so se l'avete visto Pulp Fiction, non si usa la maionese. Ti do l'onore e anche l'onere del primo morso. Non me lo faccio ripetere due volte. Complimenti per l'ottimo acquisto. Impugnare il burger da entrambe le estremità e pressarlo leggermente di modo che siate in grado di morderlo. Franci, guarda come si dà un morso. Devi prendere tutti gli strati. Non che mordi due piani perché non ce la fai ad arrivare fino alla fine. È spettacolare ed è buono esattamente come me lo ricordavo 7 anni fa. Ragazzi, meno male che siamo venuti da Five Napkin, abbiamo fatto bene. Pensate che stavamo per non venire in questo posto. Pensate, alle volte, L'ambiente purtroppo è un po' rumoroso e con le luci anche un po' basse, cosa che a me non fa mai impazzire. Però l'importante è il burger e col burger ci siamo. C'è un casino di cipolla cruda. Lo stai dicendo come se fosse un problema? No, perché per me è un vantaggio. Anche a me piace. Sai che io lo voto tra i migliori burger tra quelli che abbiamo assaggiato. Ma anche senza ombra di dubbio ti aggiungerei. Ma andiamo di onion rings. Fritte molto bene le onion rings, non trovi? Ma poi la cottura della carne non è perfetta. Bella succosa anche questa carne qua. No, raga, veramente buono.
Allora ragazzi, solo per questa volta ci sentiamo di fare una classifica di questi 5 posti che vi abbiamo fatto vedere. In tutti e 5 comunque cadete in piedi, però sul podio mettiamo, e penso di poter parlare anche per Franci, medaglia di bronzo, quindi terzo posto a Emily. Veramente un hamburger pazzesco in un posto dove non l'avremmo mai detto perché fanno la pizza. Secondo gradino del podio, quindi medaglia d'argento al chicken burger di Double Chicken Please Outsider, che mai ci saremmo immaginati considerando che parliamo di un hamburger di pollo, ma spacca i culi, scusate il francese, quindi andate a provarlo perché è veramente buono. Ragazzi, primo posto, e non dovevamo manco venirci perché è capitato per caso, Five Napkin. Da non confondere con Five Guys, che è tutto un altro posto dove non siamo andati. Hanno, credo, più di un punto vendita, questo qua è quello vicino a Times Square, burger veramente di livello. Finisce qua il primo video di New York, ne arriveranno molti altri. Sono finite anche le Onion Rings, noi speriamo che questo video vi sia piaciuto. Iscrivetevi, instagrammatevi, fate tutto quello che volete e ci vediamo al prossimo video.